Ehi, nuova arrivata! Vuoi che ti porti i libri, baby? Mio nome non è Baby. Io chiamare Abby. Non posso credere che dobbiamo già tornare a scuola. A me piace tornare a scuola con i misteri e le avventure. Quest'anno sarà di certo elettrizzante. Perché sono così piccoli questi cosi? È lo stesso armadietto dell'anno scorso. Sì, ma adesso ho tutto un guardaroba pieno di vestiti nuovi. Poi c'è anche il trucco, le scarpe, anche le borse tutte abbinate. I libri? Forse i quaderni? Se rimane spazio. Serve una mano? Là. Oh, sei così forte. È il gossip spaventoso. Oh. Ragazza nuova ghiaccia il cuore dell'infuocato It. Mi chiedo chi sia. C'è tempo per le nuove arrivate? Giusto. Ehi, anche io ero nuova. Oh, muoio dalla voglia di sapere chi ci sarà a mostro biologia. Qualcuno ha visto Laguna? Hai ragione, Giulia. Probabilmente sta con Jill. Non si saranno visti tutta l'estate. Mi sono preso la libertà di iscriverti a tutti i corsi di matematica avanzata che il nostro istituto può offrire. Non so che non saprei rinunciare a questa sfida. Ciao, Torelei! Come hai passato le vacanze estive? Oh, già! Non le hai fatte perché eri impegnata al campo vacanze di matematica per tutto il tempo! Siete state voi che mi ci avete mandata falsificando i risultati degli esami! Vi sta proprio bene! Voi volevate distruggere la nostra squadra di terror leader! E chi dice che smetterò? Comunque non è che abbia imparato qualcosa in quello stupido campo vacanze! Dimmi la radice di 568! 32,832! Ehi! Oh, Gunna, che succede? Jill! I suoi erano così arrabbiati con lui che... l'hanno mandato in un'altra scuola! Laguna! Ehi, Jackson! Oh, ehi, Frankie! Mi sei mancato alla festa! Sì, volevo venire, ma mi sono dovuto lavare i capelli! Ehi, nuova ragazza, sono i nostri posti! Io resto! Ma lo sai con chi stai parlando? Con lingua tagliente più di rasoio! Oh! Seduti ai vostri posti, ragazzi! Aprite tutti il libro di testo a pagina 1. Ma... ehi! Claudine aveva ragione sulle nuove arrivate. Tu vuoi la sfida? Io accetto la tua sfida. Oh. Voi due andate immediatamente dalla preside! Adesso! Ci posso credere, non mi sono mai cacciata nei guai prima d'ora. Tu non hai paura? Tu hai iniziato a tirare palla nevosa per prima. Preside fa cadere sua punizione su di te. Ma non è colpa mia, qui deve esserci stato solo un grosso malinteso. Sì, io capisco tutto molto bene. Sicura che tu vorresti guerra con Abby? Tu avrai guerra. Non possiamo assolutamente tollerare questo tipo di comportamento. La Monster High si distingue per i suoi alti livelli di integrazione, tolleranza e accoglienza. Per farvi comprendere questi valori fondamentali, passerete tutto il resto della giornata legate insieme. Cosa? Non possibile! Questi bracciali magici vi terranno legate. Dovrete stare a meno di un metro di distanza fino alle 3 di oggi pomeriggio. Passerete ogni secondo della giornata insieme fino ad allora e, penso, imparerete una lezione di vita. E se noi allontaniamo più di un metro... sarà la volta dell'aula studio dei compiti senza fine. Oh, dei demoni di fuoco devasteranno le vostre case, ma soprattutto ci sarà l'aula studio dei compiti senza fine. Ok, essere cucita a te non è proprio il massimo che speravo, ma cerchiamo di sorvolare insieme. Dimmi una cosa, perché mi hai tirato la palla di neve? Non capisco, cioè, cercherò di capire, sono molto comprensiva, è un mio talento. Questo io non capire. Questa Frankie fa molto buona ragazza. Ma allora perché dice questa bugia a me? Era tu che hai istigato tutto. Beh, immagino che non vorrai dirmelo, ne parleremo più tardi. Allora, da dove vieni? Da cime di Himalaya. Bello! Quale cima? Non credo che tu puoi sapere questo. È bella la tua collana? Queste chiacchiere amichevoli non serve con me. Persone qui da voi parlano troppo o troppo poco. Qualche volta meglio chiudere bocca ed essere muti. Wow, che cafona! Ma io non sono cafona. Aiuto lei a risparmiare fiato. Che confusione, a Frank io già non piaccio per niente. Ora dobbiamo andare in classe. Hai ragione, non possiamo fare ancora tardi, altrimenti finiremo nei guai. Andiamo? Piacerò più a lei se mostro un modo più efficace di arrivare presto in classe. Ehi, aspettami, dobbiamo stare vicine! Stop! Io fa! No, l'hai rovinato! Come posso berlo? Ma così che noi beve in montagna è il meglio. Io sperava che a lei piace.
Ciao, baby. Abby. Non mi sono riuscito a presentare prima. Burns. Heat Burns. Wow, che mani fredde. Ma ci penso io a scaldare il tuo cuore congelato. Si sono ghiacciate le labbra. Questo Heat è come ghiacciolo che crede se stesso iceberg. È fatto così. E suppongo? Sì, fai bene a scappare! Non ti ho detto quanto mi fa arrabbiare il rosso! Regole dicono che non correre in corridoio! Tu ho capito, Torro? Ora via! Wow! Mi hai salvato gli elettrodi un attimo fa! Non è problema per me! Ehi! Vieni con me! Adesso pranzo. Tutte le mie amiche sono nella sala da sbrano. Non devono vedermi con lei. Ah, e Abby? In montagna noi inizia nuova amicizia con mangiare. E sai una cosa? Di solito mi siedo fuori da sola. Ehi, Frankie, siamo qui. Oh no. Farò colpo su di loro con mia grande abilità di osservazione. Sono tutte molto piacenti. No, troppo ovvio. Vediamo cosa dire. Tue sopracciglia come capra di montagna. Tu piccola come il piccolo yak. Questo vestito penso che tu porta molto male. A che ora vi potete togliere questi strani bracciali magici? Le 3. La gara di Laguna è alle 2 e le serve tutto il sostegno morale che le possiamo dare. Tu e la tua amica glaciale fareste meglio a non venire. Ho provato tutto il giorno ad essere carina con te e tu fai la cafona con le mie amiche. Mi hai tirato una palla di neve senza motivo, ma che cosa ti ho fatto? Io provo tanto a cercare fare amicizia con loro. Forse io non può avere amici miei qui. Ma stai piangendo? Essere triste è cosa strana? Beh, sì, sembri così fredda. Non pensavo ti importasse qualcosa o che avessi delle emozioni. E invece sì. Io devi andare in bagno. Ah, devi piantarla di fare così. Avete visto che la nuova arrivata e Frankie sono state legate magicamente? Non si sono neanche accorte che sono stata io a tirare la prima palla di neve. Adesso dobbiamo vendicarci anche del resto delle terror leader. Attenta, sarebbe stato imbarazzante. Ho un'idea. Quando Clio e le sue amiche andranno a parlare con Laguna dopo che sarà finita la gara di nuoto, ci avvicineremo e le spingeremo in acqua. Faranno una figura davvero orribile. Si pentiranno di essersi messe contro di me. Andiamo. Oh, senti, mi dispiace di averti accusato per la palla di neve. Dovevo immaginare che fosse colpa di Torelai. È sleale, verrai con me ad avvertire le mie amiche? No. Come? Perché? Perché io ho piano migliore. Non dovete correre, è bagnato. Wow, che bella gara, Laguna! Grazie per il supporto. Ehi, dov'è Frankie? Non poteva venire, era molto impegnata. Pronte? Grazie, Abby. So che posso sembrare te gelida, ma dal luogo dove vengo io aria è molto poca. Non possiamo sprecare fiato con molto belle chiacchiere. È nostro normale modo di fare. Sembra che non sei più legata tanto con me. Io adesso dovrei andare via. Ehi, aspetta, stavamo andando al centro mostro commerciale per berci una cosa. Ti va di venire? Questo piacerebbe a me, proprio molto. Non sono mai stata a pigiama party. Ah, i pigiama party sono fantastici. A volte stiamo svegli tutta la notte a chiacchierare. E a truccarci a vicenda. E anche a farci le unghie. E a parlare di ragazzi. Non vi dimenticate di Monodraculopoli, però. Che cos'è Monodraculopoli? È il gioco che piace di più a Clio. Ci giochiamo tutte le volte che facciamo un pigiama party. Sai com'è? Finora ho sempre vinto io. 3, 4, 5. Carta degli imprevisti diabolici. Perdi 500 punti. Sei eliminata. Ah, sì? Che peccato. Andrò a chiudermi in bagno a piangere. Ha! Un troll di montagna ti rovina capelli e trucco prima della foto della scuola. Claudina è eliminata. Meglio che me ne vada di là prima di fare una scenata. Aspetta, hai ancora una carta. Puoi continuare a giocare. È vero. Ho una carta penalità doppia, quindi posso eliminare un altro concorrente insieme a me. E scelgo Frankie. Ah, no! Siamo rimaste soltanto noi due, Abby. Tocca a te. Purtroppo
Purtroppo sei finito nel pozzo di fuoco e... Momento, prego. Ho carta in versione reale. Facciamo a cambio di posto. Adesso ci sei tu nel pozzo di fuoco. Cosa? Non è... Questo non è... Possiamo fare una breve pausa? È stata bella mossa, no? Ci piace giocare a Monodraculopoli. Ma Cleo è super competitiva. L'unica soluzione è lasciarla vincere e basta. Che senso ha giocare se bisogna far vincere lei? Cavernicolo, intassa tuo computer e perdi un giro. Un mago maledice il tuo guardaroba. Arretri di 5 caselle. Ninfa dei boschi, clona tuo cellulare, perdi 1000 punti. Finita, sei eliminata. Ho vinto. Oh, grande Ra! Finalmente! Un avversario degno di me! Continueremo a giocare tutta la notte! Ci sto! Sì! Che bello! Ciao, Abby! Sei pronta per gli esami di fine anno? Ah, va tutto bene? Sto bene, felice come Pasqua. A guardarti sembra che tu abbia pianto. Io? Mai e poi mai non sono triste. Devo andare, faccio tardi a lezione. Abby, aspetta! Ma che le prende? Questo è il periodo dell'anno in cui tutte le ragazze del villaggio di Abby affrontano una grande sfida, l'Himalaya. Si nutrono dei frutti della terra e devono superare svariate estenuanti prove fisiche e mentali. Vinto io! Torna a tuo posto! È questa la settimana! Ho capito perché è tanto triste! Non è potuto andare per via degli esami! Poverina! Gulia, per favore, non funzionerà mai! O forse sì! Sì! Parlerò io con Bloodgod! Che bella sorpresa per Abby! Ciao, Spiriti. Bisogno di aiuto per studiare morfologia? Oh, scusa, ma non possiamo. Già, abbiamo deciso di andare al cinema. Al centro! Ciao! Ciao! Frankie! Draculaura! Ditemi che succede. Ta-da! Abbiamo parlato con Bloodgood, puoi restare nella cella frigorifera tutta la settimana. Gulia ha sistemato una webcam, così non perderai le lezioni. Sappiamo che non è esattamente come l'Himalaya, ma... Ah, aspettate! Abby, no, non c'è niente di male a dirci che sei triste. Siamo tue amiche. Ciao, a dopo! Ciao, bello. Ci vediamo! Ehi, Licky, vuoi giocare con me a braccio di ferro? Sei pronta, Abby? Pronta. Mettiamoci al lavoro. I progetti per la mostra d'arte del Dipartimento dei Mostri dovranno essere terminati entro la fine della lezione. I lavori saranno giudicati dalla commissione di istruzione. Bene. Adoro l'aula di arte della Monserai. È proprio come disegnare a Parigi. Sarebbe più facile se il nostro schifo modello rimanesse fermo. Scusate, ho il raffreddore. Perché ti sei proposto come modello, Hit? Perché è noto che faccio faville con la toga. Scusate. Dobbiamo cominciare da capo. È davvero un bel dipinto, Draculaura. Ma non credi che il nostro modello dovrebbe essere un po' più grande? L'ho solo messo al suo posto. Insomma, voglio dare spazio anche agli altri modelli. E comunque la toga vince. Guardate qui, eh? Hit, l'arte deve essere presa seriamente. Ma che? Sono solo una manciata di colori e scarabocchi su una te... Hit! Scusate! Cominciamo da capo! Lezione quasi finita! Devo rimanere fermo? No! La commissione di istruzione annuncerà il vincitore! Oh sì! Davvero notevole! Chissà chi sarà dato il nastro azzurro! In bocca al lupo! E la vincitrice è... Scultura di Hit Burns. Sì, amo l'arte. Non è vero, ragazze? Ragazze, un aiutino, vi prego. Buenos días, chicos y chicas. Qui è la vostra mostra amica Mari.
in diretta dal bellissimo villaggio di Monster Picchu per il consueto vlog. Io sono quella dai capelli esagerati, le scarpe esagerate e il carattere esagerato. Oggi salterò su un treno per cominciare il mio semestre da paura alla Monster High. Sono stata ammessa al programma di Erasmus da paura. Vi chiedete se mi mancherà Monster Picchu? Claro! Certamente! Ma, come già sapete, questa favolosa Yeti è sempre pronta a affrontare nuove avventure. La mia cugina Yeti è una studentessa alla Monster High. Sta venendo qui, al villaggio di Monster Picchu, per portarmi in treno alla Monster High. Ehi, cugina! Sono qui, Abby! È il mio ultimo giorno, Monster Picchu, e ci tenevo tanto a fare un giro con te prima di andare via. Forse abbiamo tempo per fare piccolo giro. Hai mai visto un luogo più bello di Monster Picchu? Sì, sì, è molto bello, pieno di piedi grandi. Ma adesso dobbiamo andare alla stazione. Va bene, hai ragione. Sono pronta per l'avventura alla Monster High. Oh, oh! Ma prima, cuginetta, devi fare surf sul fiume di Amazombi. Quello lì è Gabi e quello lì è Angelito. Aspetta, ma dove è finito Piggy Pantalones? Sì, le tue cavie sono molto belle e hanno nomi stupendi, ma dobbiamo proprio andare. Che ne pensi della tua maritrasformazione? A dire il vero mi piace molto, ma adesso dobbiamo andare. Sì, sì, alla stazione ferroviaria, lo so. Però non puoi andare via senza aver visto la nostra fantastica giungla. E dopo quella? Niente più scherzi da scimmie. Scappare dalle scimmie ragno è proprio uno scherzo da scimmie. Te l'avevo detto che saremmo arrivate in tempo, prima o poi. Ma devi ammetterlo, ti sei divertito un mondo, Monster Picchu. Sai una cosa, cugina? È proprio vero. Mari, le tue zeppe sono da mille lune piene. Che dire? Mi do un grande fare. Oh, ehi! Voi sapete per caso dov'è finita Abby? Non l'ho vista per tutta la settimana. Oh, posso darvi la risposta? Buenos dias, chicos e chicas. Qui la vostra amica Abby Abominable, in diretta da Monster Picchu. Pensate, si è divertita così tanto che ha deciso di rimanere un'altra settimana. Per quelli che non mi conoscono, sono quella dai capelli esagerati, dalle scarpe piuttosto normali e dal carattere esagerato. Grazie alla mia cugina Mari.